mi fa venire in mente il suo momento particolare, ha una storia, meglio un racconto, un'esibizione, una pantomima, ecco, è meglio dirla così, eseguita da uno dei più grandi comici americani degli anni 30, Buster Keaton. Buster Keaton era un comico straordinario, Charlie Chaplin, veramente faceva copia ogni tanto, veramente incredibile, con i gesti, aveva messo in piedi una specie di situazione drammatica, che era quella, che per quello che parla nel microfono, scusate, parlate un po' più in là, appena torno a lui. Allora dicevo che aveva messo in piedi una pantomima incredibile in cui c'è come personaggio principale un camatazzo, una specie di ministro generale, super ministro, padrone di un governo, di una nazione di quelle impossibili, un po' fantastiche, banane insomma, il regno del banane. E questo qui veramente è la stessa crisi in cui oggi si trova Berlusconi, cioè sente che la gente, il popolo, lui è il popolo maleletto, insomma, questo popolo non c'è più. E vive nel terrore, nell'angoscia, e quindi non ha più il coraggio di presentarsi lui di persona, e ha mandato una sua statua al governo quando ci sono le discussioni. Lui l'ha stato, una statua molto grande, tutto d'oro, però non tanto sicura. Ogni tanto scricchia, e qualcuno dice: non vorrei che venisse giù uno dei suoi tirapiedi. A un certo punto, mentre loro stanno parlando, stanno discutendo i tirapiedi, i ministri superiori, gli onorevoli del suo gruppo, naturalmente, ecco che c'è uno scatto. Oh mio Dio, questa volta scende, si spacca tutto, tutti corrono, prendono anche le scale, si mettono a tenerli in piedi, qualcuno addirittura lo abbraccia, lo bacia, non andate, cazzo, se vai via tu noi siamo nella merda, chi ci legge più? A chi? Chi ci dà la pace? Per Dio, mettiamo dei comuni, io stai chiedi, ma non parlate, è il nostro parlare, il nostro litigare che lo muove, zitti, da questo momento soltanto gesti. Ed ecco che tutti quanti questi tirapiedi straordinari, quelli che si parlano soltanto all'orecchio, uno di qua e uno di là, uno a un certo punto sternutisce, c'è no, si muove la statua, non sternutire, ti bloccalo, uno dice io ho paura che mi piova, non ci casca addosso, tiriamoci un po' più, ma ferma, sta accendendo, crolla, e tutti dicono fermiamolo col cavolo, via fuori, tutti scappano dal palazzo, escono, sono appena usciti dal palazzo che crolla, non soltanto lo Stato, anche il cane del palazzo, e questi gli sono salvati un pelo, dice, per la miseria, cosa fa? E dietro c'è un sacco di gente, come voi adesso, immaginate, che ride, sghiazza, applaude, finalmente, non c'è più! È crollato! Oh mio Dio! L'ho visto tante volte in questi tempi che non funziona più. E allora mi metto davanti allo specchio e lo recito da solo, tutto. Specialmente in finale. È crollato! Provate un po' a dirlo voi! È crollato! E bisogna fare anche il rumore. Che bel sogno.